A Domenica In ci sono stati dei momenti particolari e profondi nel ricordo di Giorgio Faletti. Ospite di Mara Venier è stata la moglie Roberta Bellesini. C'apostrofo era anche la moglie di Giorgio Faletti, Roberta Bellesini, tra gli ospiti della puntata di ieri di Domenica In. La padrona di casa, Mara Venier, ha accolto la donna per parlare del marito, scomparso il 4 luglio 2014 in seguito ad una brutta malattia. E dell'attore, cantautore e soprattutto affermato scrittore, si è parlato tra momenti commoventi ma anche di felicità. «Sono stata io la sua prima editrice», afferma la donna. Lo aiutai quando dovette pubblicare un suo libro negli Stati Uniti. Voleva farlo sotto un nome diverso, George B.M. apostrofo, che stava per Bad Maker, uno che fa le cose male. Roberta Bellesini, quando si tratta di parlare del marito Giorgio Faletti, lo fa sempre con gioia. Mi piace farlo e ricordare quanto di bello ha compiuto quando era tra noi. Ma lo è ancora di più se si parla delle sue opere per quello che possono dare ancora a tutti. Giorgio Faletti, il ricordo di una commossa Mara Venier. Faletti era anche un amico di Mara Venier, che alla fine non riesce a trattenere le lacrime di commozione. Lei stessa ringrazia la Bellesini per le emozioni vissute in quei minuti passati insieme. Grazie Roberta per aver accettato il mio invito e per averci fatto ricordare una persona così speciale come era Giorgio. Ho voluto che tutto questo avvenisse proprio sotto Natale, questo rende il tutto più significativo. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.